Signora Lella, mi dica. Eccoci qua. Eccoci qua. Io volevo parlare un pochino con lei perché mi pare proprio che lei avesse già un ristorante a quell'epoca. In Piazza della Cancelleria. Cos'era, un piccolo ristorante? No? Oppure... Era un ristorante normale. E certo, quella è stata brutta, bruttissima per tutti. Però per fortuna ha voluto che io avevo questo piccolo ristorante, o piccolo, grande com'era, che noi, diciamo, ai miei figli non gli è mancato niente, perché o davo all'altro, immagino se gli davo ai miei figli. Ecco. C'ho avuto questo solo, questa cosa bella. Ma che insomma, non hanno... Insomma, un pochino di funzione umanitaria un ristorante a quell'epoca ce l'aveva, perché magari forse anche qualcuno che si mangiava quel po' di brodaglia, lei qualche... Ma quante bambine passavano, amichetti di mio figlio, le mie figlie, e io gli facevo la bagnotella, che sì, andava a mangiare un vicoletto lì dietro, che c'era il vicolo dell'Aquila. Quante volte l'ho fatto? Senta, sorella, non perché mi è sempre incuriosito la funzione dei ristoranti di guerra. Cioè, si sa che insomma il menù ufficiale, quello dettato dalle regole, non si rispettava mai. Ma io mi ricordo benissimo che a quell'epoca, appunto, quando si andava in un ristorante, se si aveva un po' di soldini in tasca, però, perché se non si avevano quelli non si poteva fare niente, si faceva un gesto, veniva il padrone, veniva il cameriere, si diceva cosa c'è da mangiare, e quello diceva c'è una zuppa di verdura e poi c'è degli spinaci stufati. E allora noi si diceva, ma sotto... Si faceva un gesto che era questo, che voleva dire che sotto gli spinaci, insomma, si gradiva una bracciolina, una bistecca. Ecco, io voglio sapere com'era questo meccanismo. Voi come riuscivate ad approvvigionarvi durante la guerra? A noi, diciamo, trattori venivano a proferirci la roba a Borzanera, la compravamo. Ma di ufficiale non c'era niente che vi davano. Io c'ho un ristorante, come lo faccio a mandare avanti? Se non mi date un po' di... Ci davano qualcosa, non mi ricordo bene, ma ci davano qualcosa in più, perché come pasta, pane. Poi avevamo un fornaio che ci dava, per esempio, io mi ricordo 30-40 ciriolette sotto banco, allora io le preparavo pieni con una bistecca ognuna, che c'avevo un macellaro che mi dava sta roba. E la gente che veniva, me ne dai tre, me ne dai quattro, me ne incartavo io e te portavano via, perché lì non si potevano mangiare. Però quando che qualcuno mi diceva che c'è un piatto di spinaci, dei broccoletti, ma gli mettevo, come dice lei, gli si metteva una bistecchina, una fettina sotto al piatto, e uno, come si fa tanto in tutte le cose, c'è... Come si dice, la nostra fregatura. Sì, certo. E c'era anche qualche poverino che mangiava soltanto il menù, quello degli spinaci? Come no, c'era molta gente che non aveva i soldi e si contentava di quello che uno dava, pasta e fagioli, pasta e patate, sta roba così. Io mi ricordo facevo qui sui così con un pochetto d'olio e basilico e pomodoro, un pochetto di pasta, perché pare se ne poteva dare 80 grammi, 100 grammi, una cosa del genere. Perché anche la pasta, oltre che il pane, si dice pane nero, ma c'era anche la pasta nera. Anche la pasta nera, ma io mi ricordo delle chiocciole nere. Sì, sì, quella, come si chiama? Quella pasta. La pasta nera, insomma, non mi ricordo il nome. Gli si faceva questo piatto di pasta, chiunque l'aveva fatto. Senta, ma l'agnello tradizionale cosa si faceva? Con l'agnello tradizionale che non c'era? Ma l'agnello tradizionale ci si facevano i gatti. I gatti. Sì, i gatti. E come si vedevano certi gatti così grossi. Il mio nonno c'era una figlia che lavorava, la sera veniva, c'era una bella voce, pescava e cantava, quelle canzoni romane di prima. Allora gli mettono sto gatto alla cacciatora, va di là e questa comincia a spizzicare, sto gatto lo mangia. Allora mio nonno gli faceva miau, miau, e lei dice, ah, mamma, ma che va preso stasera? Perché che fate con questo modo così, miau, miau? Niente, così stasera mi ha preso così, mi sento un po' di allegria, allora miau, miau. Allora andò a tavola e mia nonna, mi ricordo, spartiva, diciamo, abbacchio, che era il gatto. Sì, questo sarebbe l'abbacchio di Pasqua di quell'epoca lì. E allora... Buono, quanto è buono saporito un bel po' di peperoncino,
un bel po' d'aglio, rosmarino, sa, tutto proprio forte, fatto cucinato proprio forte, e mangiano tutti buono. Allora mio nonno, che era l'ultimo, dice: Antonia, c'è papà, c'è, ma ti è piaciuto sto abbacchio? Mazza, dice, ma come hai fatto così buono? Dice, come ho fatto? Dice, come al solito, dice, ci ho messo tutti gli odori e ho fatto sta roba. Quante la buona. Ah, tu che tutte le sere vengi e vai del latte, vai a mangiare tutta la cena, non ci vai rimane niente. O sai che era? Era il gatto. Dice, ma davvero papà? Cioè sì, era il gatto. Mamma mia, quant'era buono, papà.